Professor Ferrini Strambi, come funzionano i farmaci indicati nella terapia farmacologica dell'eccessiva sonnolenza diurna che si presenta nella sindrome delle apnee ostruttive del sonno? Sostanzialmente i farmaci che noi utilizziamo per il trattamento della sonnolenza residua nell'OSA sono gli stessi che sono utilizzati anche in un'altra patologia come la narcolessia, che è la patologia principale proprio caratterizzata da attacchi di sonno. Bisogna dire che nel corso degli anni si è passati dall'utilizzo di un farmaco, potremmo dire molto, molto antico, come il modafinil, uno dei primi utilizzati, il quale modafinil però ha dimostrato un'efficacia ma relativa in questi pazienti con l'OSA, proprio perché c'è un effetto particolare di non mantenimento dell'efficacia andando avanti con il trattamento. Poi si è arrivati ad avere un farmaco come il sorianfetolo, che è un farmaco particolare, che è un inibitore della ricaptazione della dopamina della norepinefrina, che anch'esso utilizzato nella narcolessia ha poi avuto il suo impiego anche per questa particolarità della sonnolenza residua nell'OSA. Per giungere poi all'ultimo farmaco che è stato approvato anche in Italia per questo utilizzo, che è il pitolisan. Il pitolisan invece utilizza ha un meccanismo d'azione completamente diverso, perché va ad agire sull'istamina. L'istamina sappiamo che è un neuromediatore fondamentale per la veglia, e il pitolisan è in grado appunto di favorire la liberazione di istamina andando ad agire proprio sul recettore H3, che è un recettore particolare. Il vantaggio del pitolisan rispetto ad esempio anche agli altri è che sicuramente ha questa capacità di andare ad agire su quello che è il neuromediatore, che possiamo considerare un po' il direttore d'orchestra nell'ambito di quello che sono tutti i vari agenti implicati nel mantenimento della veglia, perché tutti gli altri, a partire dall'orexina, a partire anche dalla norepinefrina, dalla dopamina, sono tutti praticamente strettamente legati a quello che è l'azione dell'istamina, che comanda un po' ed è il caporegista di questa formulazione di neuromediatori che agisce durante la veglia. Ecco, professore, quali sono le differenze tra i principali trattamenti a disposizione? Ma in realtà qui, al di là di quello che può essere l'efficacia, perché l'efficacia è stata dimostrata, a parte per il modafinil, come dicevo all'inizio, dove c'è un effetto che va un po' in tolleranza per quanto riguarda l'efficacia clinica, secondo me la grande differenza, al di là di questo, è proprio quella legata ai possibili effetti collaterali, e questo è strettamente legato appunto al meccanismo d'azione dei vari farmaci. In poche parole potremmo dire che mentre il modafinil e il sorianfetolo possono avere un impatto negativo, ad esempio sulla pressione arteriosa, sulla frequenza cardiaca, perché vanno ad accelerare appunto la frequenza, vanno ad aumentare la pressione arteriosa, e quindi questo può essere un problema soprattutto nei pazienti con OSA che presentano spesso una comorbidità cardiovascolare. Ecco, tutto questo invece non è stato riportato negli studi clinici condotti anche a lungo termine con il pitolisan. Quindi il pitolisan ha questo vantaggio rispetto agli altri di non avere un effetto negativo a livello cardiocircolatorio.